Allora, iniziamo subito. Andrea o Baba? Meglio Baba. Mi è più vicino sia come nome artistico e come comunque ricordo dell'infanzia. Spiegaci da dove viene questo tuo nomignolo. Semplicemente dalla strega di Dragon Ball, che non io a lei, lei ha copiato a me il naso, un po' grande. Si vede, no? Non si nota bene. E Baba inizia a avvicinarsi alla musica a che età? Tecnicamente all'età di 16 anni, però con generi completamente diversi, più underground, metal, per poi avvicinarmi ai 20-21 al rap, per poi arrivare fino adesso a un rap più, diciamo, mischiato, più crossover. E adesso da poco sei tornato da una grande avventura. Sì, è dalla finale di Sanremo New Talent. È stata un'esperienza che mi ha cresciuto sia artisticamente sia umanamente. E forse è la prima volta che un contest dove ho visto veramente la meritocrazia. Come sei arrivato alle finali di questo contest? Diciamo che dal contest online sono stato selezionato in mezzo ai 3.000 direttamente per le semifinali. Da non discutere penso sul background, perché comunque ho abbastanza dischi e mixtape già fatti, ma diciamo un po' con la testa meno da esperto e meno matura. A Sanremo quanti eravate? Una settantina. Quindi in tre categorie. Una bella esperienza anche a livello umano. Molto. Hai stretto magari qualche rapporto che potrebbe diventare, chissà, un domani anche una collaborazione? Diciamo di sì, non anticipiamo ancora niente, però il nuovo singolo è proprio con una collaborazione con uno degli artisti che ci siamo conosciuti là. Ecco, guardiamo già allora al futuro. Come si chiama questo singolo, ce lo puoi dire? Non voltarti mai. Però non aggiungiamo altro al momento. Sappiamo almeno quando uscirà, verso che periodo, stagione. Forse vi facciamo un bel regalo per Natale, mettiamola così. Cosa vuoi trasmettere con la tua musica? Cercare di ritrovare un po' di equilibrio che forse nell'umano è stato perso, riuscire ad amarci, ma amarci realmente, amarci noi, e riuscire a amare le persone, capire le loro differenze, accettare tutto degli altri. Quanto è facile e quanto è difficile fare musica e vivere di musica davvero? Vivere di musica è molto difficile. Fare musica, diciamo che ci sono parecchi artisti che si può collaborare, molto validi. Viverci è un po' difficile. So che stai iniziando in qualche modo una collaborazione anche con un locale qua d'Alghero, che è La Fazenda. Sì, esattamente, che ha avuto, forse non so gli altri, per ora è l'unico che mi ha proposto di creare un percorso musicale per tutto l'anno, variando generi in modo da poter divertire più persone possibili, e speriamo bene. Ecco, questa è una cosa interessante, non un artista che si impegna solo a cercarsi serate, tra virgolette, ma un artista che cerca anche di coinvolgere e far crescere altri. Sì, perché comunque penso che questa città ha bisogno di posti che vogliano fare veramente queste cose, e anche riuscire a muovere i gruppi di questo posto che meritano di suonare. Cosa vorresti che venisse fuori da questa intervista di te? Non so. Baba è? Questo. Nient'altro, più né meno.